In una forma un po' diversa, ma riflette da tempo su questi temi anche Noa Carpignano, che sia insegnante sia ha una sua casa editrice che lavora sulla produzione di contenuti e strumenti per la scuola, BBN, e Noa ha discusso da tempo il concetto di materiali contenuti liquidi, e forse può essere interessante capire questo concetto dal suo punto di vista, i punti di contatto e di differenza che ha invece con la posizione che ha espresso adesso Agostino. Buongiorno. Allora, sì, il testo liquido, siamo stati tra i primi in effetti a parlarne. Noi pensiamo che non rimpiangeremo assolutamente il libro di testo così come lo conosciamo ora, nel momento in cui avremo appunto dei contenuti multidisciplinari, come diceva Agostino prima, multicodali e soprattutto interattivi, e non delle, diciamo così, invece trasposizioni dal cartaceo al PDF. Sono anche convinta però che il ruolo dell'editore abbia ancora un senso, anzi penso che abbia più che mai un senso. Conosciamo lavori di docenti, insomma, parecchi docenti che in classe creano quotidianamente per e con i loro ragazzi dei contenuti digitali, ma il lavoro dell'editore è un'altra cosa. Cioè, l'editore, giusto per definire un pensiero, non è quello che stampa i libri, è quello tipografo. L'editore è quello che sceglie, individua e sceglie un progetto e dalla materia grezza tira fuori un oggetto che è degno di stare al mondo. Il lavoro editoriale che c'è dietro a un testo, ancor più se scolastico, è veramente enorme. Si è parlato, cioè, poi voglio dire, l'editore ha un senso se fa veramente però il suo lavoro, non se si limita a creare template o che ne so, contenitori dove gli insegnanti possono mettere il loro materiale senza la minima, non dico revisione stilistica, ma neanche una correzione di bozze, per non parlare degli apparati. Che voglio dire, questi contenitori vanno benissimo, stupendo, specie se open, si possono condividere le cose, vanno bene, ma non è appunto il lavoro dell'editore. Non è solo un problema, si è discusso molto in rete del problema della validazione di questi libri di testo. È vero, l'editore sceglie, corregge, modifica, insomma, però per quanto riguarda la validazione, in teoria anche una revisione dei pari può sostituire la validazione dell'editore, no? La revisione paritaria è uno strumento molto utilizzato nell'ambito scientifico, a tempi un po' lunghetti, però voglio dire, perché no? Se alcune sperimentazioni fossero state sottoposte a revisione dei pari, probabilmente si sarebbero evitate molte critiche. Però ci sono altri problemi e adesso io vorrei mettere, e non se ne parla, e quindi vorrei parlare di questi altri due o tre esempi. Uno dei problemi è quello dell'accessibilità. I problemi, sto parlando dei problemi a cui può andare incontro un'editoria fai da te, ok? Il problema dell'accessibilità, noi sappiamo che i testi, i materiali didattici devono, e dico devono nel senso che è per legge, se non basta il buon senso, devono essere accessibili alle tecnologie assistive, devono essere accessibili ai bambini e ragazzi che hanno disabilità sensoriali e cognitive. Adesso vi confesserò che rendere un testo accessibile, dove testo non intendo solo la parte testuale, intendo tutto il resto anche, è una rogna colossale per chi è del mestiere. Cioè, non vorrei che gli insegnanti dovessero imparare pure un altro mestiere. Parliamo di un'altra cosa, attenzione perché può essere anche potenzialmente pericolosa, l'iconografia. Adesso cosa succede? Il collega che si fa la dispensina, insomma, da distribuire sui ragazzi, ha bisogno di una cartina che fa fotocopia quella, non dovremmo dirlo, insomma, comunque fotocopia quella della Zanichelli. E nessuno glielo andrà mai a contestare, grazie al cielo, in classe, no? Però adesso stiamo parlando di mettere a disposizione queste cose a livello, ad altre classi, ad altre scuole, a livello nazionale. Allora l'insegnante, ovvio, mica stupido, non fotocopia più la cartina della Zanichelli. Che fa? Va su Google Map, clac, captura dello schermo,
E poi la tracopia, oppure la dà al ragazzino più sveglio della sua classe, che magari la passa in vettoriale. Magari è bruttarella sta cartina, ma non è questo il punto. Il punto è che è un'opera derivata. Si chiama opera derivata. I diritti sono, neanche di Google, sono di Atlas, ed è un reato penale. Con un reato penale su Groupone, ragazzi miei, non si insegna. Questo è un problema. Cioè, vogliamo davvero far correre ai nostri insegnanti questi rischi? È vero, tutti sappiamo che un'immagine, un quadro, che so, di un artista morto da più di 70 anni è di pubblico dominio. Al di là del fatto che c'è qualcuno ancora che confonde il dominio pubblico dal pubblico dominio, però. Ma qua in Italia abbiamo la legge Urbani. Qua in Italia non è detto che una roba sia di pubblico, i diritti del museali, ci sono i diritti di restauro, ma è un mestiere l'iconografo. Pensiamo all'autore di una statua romana, vuol dire è indiscutibilmente morto da 70 anni, ma non è detto che la fotografia di quella statua possiamo usarla, e non solo per i diritti del fotografo. E a proposito dei diritti del fotografo, ci sono, non so, inni dei quali ignoriamo i diritti di produzione, un sacco di opere di pubblico dominio del quale ignoriamo i diritti di traduzione. È una rogna, non, è veramente complessa la cosa. E poi, diciamo che oggi come oggi, chi tra gli insegnanti ha voglia di mettersi in gioco e al tempo e le energie per farlo, ha tanti modi per contribuire con o senza editore, no, alla creazione di contenuti, di risorse per la scuola. Ma che questo si possa pensare di farlo diventare un obbligo, no, che il ruolo dell'insegnante debba passare di lì, a me sembra veramente un po' troppo. Cioè, diciamo che il disinvestimento culturale di questi, che è iniziato ben prima di quella che noi oggi chiamiamo crisi, ha svilito comunque la figura del docente, e questi docenti stanno comunque, nonostante lo stipendio, stanno tappando instancabilmente tutti i buchi di quel colabrodo che è la scuola pubblica. Ministro, mi perdoni, non addebito solamente a lei quello che è successo, ecco, però adesso, oggi, vogliamo davvero spellarli al vivo questi insegnanti? Questo io chiedo. Grazie. Bene, grazie a Noa, non abbiamo l'applausometro, ma il suo intervento mi pare che abbia suscitato un notevole entusiasmo e ha sottolineato anche una serie di problemi molto concreti. Problemi, diciamo, che passano dall'idea appunto di trama di contenuti eterogenei costruiti utilizzando questa idea di remix all'idea in qualche modo di costruzione di strutture, che è qualcosa che a questo punto sembra richiedere in qualche modo un tipo di competenze, di professionalità e anche di attenzione a una serie di questioni come il diritto d'autore, sul quale probabilmente, se noi vogliamo fare lavorare le scuole veramente anche sulla costruzione di materiali, sull'uso e riuso di materiali presenti in rete, probabilmente qualche riflessione anche sul contesto del diritto d'autore in ambito specificamente scolastico dovremmo farla, dovremmo forse ritornare anche a interrogarci se non ci sia una particolarità, una specificità nell'uso scolastico di certi contenuti che può portare a una forma di attenzione maggiore verso le possibilità di riuso. Naturalmente abbiamo anche il mondo delle risorse educative aperte, un mondo importante, di crescente importanza, ma direi molto interessante questo passaggio che abbiamo avuto con Noa alla questione proprio dei problemi di costruzione di strutture un po' più complesse e le competenze e le professionalità che questo richiede.